Lucia, no, no. Questa me la paghi. Questa me la pagherai molto, molto cara. Molto cara. Va bene, andiamo un po' a vedere se ci siamo già tutti connessi. Sto già pensando a una vendetta, ma una vendetta. Vai, Povero. dilla. No, no, sì che te la dico. No, 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 una vendetta Sì, che me lo terribile. dici? No, no, non te lo dirò mai. Guarda che figura che mi hai fatto fare. Mi sto riguardando. Tanto saluto tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, aspettiamo qualche occhietto. Buonasera a tutti, benvenuti all'altalena di letture con il mio amico, anzi il mio ex amico, Null, che questa sera mi ha Lillo! fatto un super dispetto. Chi sei tu? Io sono Lillo. Ah, E tu? sei Lillo, ho capito. E io sono Posamen. Posaman! Molto, molto, molto bene. Allora, questa Molto sera non abbiamo divertente. zero occhietti, quindi direi che partiamo molto bene. Aspettiamo che ci raggiunga qualche amico e poi iniziamo la nostra puntata. Stasera non ho neanche preparato il banner, guarda, tanto ho fatto di corsa. Non importa, ce lo diciamo noi. Il nastro rosso. Cosa leggiamo questa sera? Ma si può mettere il banner rosso, il nastro rosso, il banner rosso? So, non credo, sai? Non Ci starebbe bene. ci starebbe bene. Intanto che siamo io e te, potresti fare una cosa tanto per cambiare. Vai, dimmi, dimmi tutto. Come stai? Bene, bene, tu? Va bene, cosa hai fatto oggi? Sono stato a casa da scuola. Ah, sei stata a casa da scuola. Devo fare i vaccini. Abbastanza Ah, bene, e come ti senti? bene. Sei più stanco del solito o normale? Normale. E Normale. l'ho fatti stamattina, quindi ho recuperato, E insomma. certo, hai già recuperato perché tu hai il recupero molto rapido. Senti, Tipo, mi invece, una hanno cosa, perforato le scuole. prima di raccontarci questo bellissimo romanzo che abbiamo bevuto io e te, abbiamo letto in un attimo, ti volevo chiedere, ma tendenzialmente, no? Come pensi che stiano andando le nostre puntate? Che cosa pensi di questa nostra, di questo nostro format? Raccontami un po', vediamo se la Beh, pensiamo uguale. secondo me è andato bene, cioè sta andando bene. Sta andando bene? Cos'è che ti Sì. piace di più? Perché ovviamente io mentre parlo penso e quindi ho già un'idea. Che cos'è che ti piace di più della nostra società? Del fatto che lavoriamo insieme, intendevo questo. Allora, il punto di vista tra me e te. Ok, è vero, anche a me piace un sacco perché tra l'altro te lo dico sempre che più volte mi sorprendi perché dici cose che proprio non mi aspetto, perché per chi non ci conosce, noi non facciamo tante prove, facciamo soltanto la prova quando dobbiamo dividerci i brani, però poi viene sempre da sé la puntata, improvvisiamo sempre molto, come questa sera che l'ho partita bene con boom boom cha e lui doveva fare boom boom cha cha cha, invece mi ha considerato di testa. Quindi, a parte le Boom, boom, prove cia, cia, che... cia. Oh, grazie, veramente gentile. A me invece piace molto anche questo, oltre a quello che hai detto tu, che è verissimo, mi piace un sacco anche il fatto che affrontiamo sempre argomenti diversi e soprattutto utili. Cioè, noi abbiamo parlato della famiglia X con Matteo, vero? Con Matteo Grimaldi, che affrontava il tema importante dell'omosessualità. Questa sera parliamo del nastro rosso di Janja Widmann, che affronta un tema molto importante, che è il pregiudizio nei confronti di altre popolazioni, in questo caso dei Rom, e quindi fa vedere un altro punto di vista, no? Come piace a noi. Cioè il romanzo è improntato dal punto di vista della ragazzina Rom, che si chiama Kebari, ma tutti la chiamano Kedi.
E ogni volta affrontiamo anche temi più facili nel senso di fantasia, no? Però è capitato spesso anche con Carla Anzi, l'uscita di sicurezza, abbiamo raccontato cose interessanti. Insomma, ogni volta troviamo degli spunti, grazie agli autori che ci inviano i loro romanzi, le case editrici che ci inviano i loro romanzi, troviamo degli spunti diversi. Questa cosa mi piace moltissimo. Allora, direi però che l'orario è giusto per cominciare, quindi chi non può seguirci in diretta, come al solito, può seguirci in differita o sui nostri canali YouTube, perché poi dopo, quando Giorgia scarica la diretta, riusciamo poi a metterla sui nostri canali. Quindi ognuno potrà guardare la diretta quando e se vorrà. Andiamo un po' a raccontare, con la regia, anche se l'abbiamo già fatto vedere, facciamo un po' vedere il romanzo che affrontiamo questa sera con tutti i nostri begli appunti. Il nastro rosso di Janja Widmar, Besa Mucci Editore. È una collana nuova, vero Null? Giustissimo. Ci racconti qualcosa tu? Allora, infatti mi sono già segnato alcune cose da dire. Bravissimo. La collana si chiama Rendezvous Sai come e si scrive? nasce, non so come si pronuncia. Nasce con lo spirito di far conoscere ai lettori italiani i libri più belli e interessanti pubblicati nel mondo, ma soprattutto nei Balcani. La casa editrice Besa Mucci, infatti, da quasi 30 anni si dedica proprio a questo, e a far conoscere gli autori e i libri più interessanti pubblicati in tutti i paesi dei Balcani. Rendezvous nasce come collezione di storie al confine. Confine geografico, confine linguistico, confine culturale, eccetera. Ma è un confine che si attraversa sempre e lo si fa grazie alle storie. Perfetto. Adesso ti dico una cosa, non per farla maestrina, ma perché è interessante. Si dice rendezvous, in francese sarebbe rendezvous, no? Rendezvous, Rendezvous. perché no, senza vu, e quando c'è soltanto la U. E invece si dice vu, invece si dice vu quando c'è la O e la U, quindi è rendezvous, che sarebbe appuntamento in francese, vuol dire in Rendezvous. italiano. Rendezvous. E questa cosa è interessante Rendezvous. perché effettivamente dà l'idea di un appuntamento, no? Di romanzi dove appunto, soprattutto Balcani, grazie per questa precisazione perché io non avevo indagato, quindi sei stato molto gentile a farlo tu. Raccontiamo un po' questo romanzo, dai, così poi facciamo le Parto io a letture. raccontare. Certamente. Allora, c'è sta bambina che si chiama Kevari. Che non pronuncerò mai giusta, perché mi dimentico sempre le pronunce, perché in questo libro ci sono alcune parole che sono scritte nella lingua dei Rom, giusto? E quindi qua nelle prime pagine c'è la traduzione delle loro lettere e io mi confondo sempre. Quindi non dirò mai giusto Kebari. Però adesso che lo so, lo dico giusto. Infatti l'hai appena detto giusto, e già due volte. Esatto. Kebari un giorno non trovò più il padre perché non tornò più a casa. Lei pensava, visto che suo padre gli raccontava molte storie su principesse e re, soprattutto presi dalle steppe russe, pensava che Kebari, il padre Kebari, fosse andato proprio nelle steppe russe a cercargli un futuro sposo. E invece non è andato proprio nelle steppe russe, è andato in un posto molto, ma molto più brutto delle steppe russe. È andato Decisamente. in prigione. Ebbene sì, è andato in prigione. E quindi la nostra Kebari, insieme a Novak, cercano di trovare il padre di Kedi. Perché hai detto bene, Kedi, perché Kedi e Kebari sono la stessa persona. Kedi Esatto. vuol dire leggere. Ed è curioso come questa bambina rom, che di fatto deve imparare la lingua slovena, ma non c'è tanto, non è tanto dell'idea, vero? In realtà è bravissima a leggere, ma un po' meno a scrivere.
E allora non possiamo svelarlo, ma tenete conto che la maestra di Ikebari, che si chiama Erika, se non erro, troverà il sistema giusto perché Kedi, o Ikebari che dir si voglia, abbia voglia di imparare a scrivere. Quindi la maestra Erika trova un escamotage, diciamo, un modo per far sì che Ikebari cominci ad avere il desiderio di imparare a scrivere, ma questo noi non lo raccontiamo. Invece, io direi di fare una cosa: partiamo subito a leggere qualche cosa perché l'hai già spiegato benissimo, e poi vediamo un po' che cosa possiamo fare. Io, se tu mi permetti, comincerei prima dalla fiaba e poi dalla prima lettura, così il pubblico entra proprio dentro come abbiamo fatto noi alla storia. Cosa ne dici? Ok, quindi da pagina Pagina 28. 28. Questa è la favola che raccontava il papà a Kedì. Papà, come si dice? Dade. Voilà. Nel bel mezzo della steppa russa, una principessa Rom bussò alla porta del re dei Rom, che aveva letto. Aveva un aspetto temibile, i suoi lunghi capelli corvini erano tutti arruffati e spettinati. Il re decise di sfidarla con la sciabola e con la prova del fuoco, perché solo una vera principessa Rom sa brandire un'arma e camminare sui carboni ardenti senza bruciarsi le piante dei piedi. Kedi ascoltava rapita. La principessa Rom superava tutte le prove come una vera e propria regina. Il re la faceva salire in groppa a un cavallo selvaggio e cavalcavano via insieme nella notte stellata. Che profumo ha la notte? Di fieno e di cavallo. Ma il chicco di Pisello dove sta? In pentola, le aveva risposto Dade, ridendo e cominciando a farle il solletico. Allora, diciamo che era una principessa del pisello un po' riveduta e corretta, e soprattutto lei era felicissima al pensiero che avrebbe potuto da grande diventare una principessa. Quindi questo papà era appassionato di fiabe che le raccontava ed inventava tutte le sere per questa bimba. Ma adesso cominciamo dal principio. Giga si era ammalato. Non era venuto a scuola e così il posto vicino a Novak era vuoto. La maestra Erika propose alla classe di giocare a sposto. Funzionava così. Un bambino invitava a sedersi al posto vuoto accanto a sé un altro compagno di classe. Quello che era stato invitato cambiava posto e la sua sedia diventava vuota. Il suo vicino di banco allora invitava a sua volta un altro compagno o compagna di classe a sedersi accanto e così via. Col gioco la maestra verificava chi nella classe fosse il meno popolare, il che era stupido. Anche senza il gioco delle sedie era chiaro chi fosse il meno amato. A che dì venne una stretta allo stomaco. Quel gioco era crudele. Desiderò che finisse il prima possibile. L'aula diventò rumorosa come un cantiere. La maestra diede le istruzioni. Spostate i banchi, così ci sarà più spazio per i cambi di posto. Disponete le sedie a due e ancora. Calma, non correte, non fate rumore con le sedie. Tutti correvano e facevano rumore con le sedie. Non vi spingete. Tutti correvano di qua e di là. Elvis perse l'equilibrio e cadde per terra. Si rialzò subito e diede uno spintone a Kedi. Lo fece per nascondere le lacrime che gli uscivano agli occhi. Kedi andò a sbattere contro un banco. Elvis, chiedile subito scusa, si arrabbiò la maestra. Kedi non poté dare uno spintone a nessuno perché non c'era nessuno vicino a lei. Per questo tutti notarono le sue lacrime. Meglio una sgridata del gioco delle sedie, pensò, o una punizione. Con questo gioco la maestra aveva peggiorato tutto. Per questo Kedi tra sé e sé stabilì che era la maestra Erika la persona meno amata della classe. Da grande parò la maestra, decise, e nella sua classe non ci sarebbero stati mai alunni spreferiti. Forza bambini, cominciamo! Disse la maestra battendo le mani per dare inizio al gioco. La sedia alla destra di Novak era vuota. Sposto Alice! Declamò Novak. Alice si alzò e cambiò di posto con fare trionfale. Era beneamato come un presidente. Ogni settimana lo attendeva sul banco un nuovo invito a una festa di compleanno.
e i presidenti, si sa, hanno un debole per gli altri presidenti. Per questo, durante l'ora della passeggiata e le gite, Alias e Novak camminavano sempre in testa alla fila, uno accanto all'altro. Kedy si rifiutava di proposito di ricordarsi il nome di Novak. Anche lui non si ricordava il suo. La chiamava apposta Kebete. Alle volte anche Kekreti. Ma Kedy conosceva il suo segreto. Una mattina era arrivata tardi al prescuola, mentre si toglieva le scarpe nello spogliatoio per mettersi le pantofole, l'aveva notato tutto rannicchiato in un angolo della stanza. Novak stava cercando di imparare a memoria il dettato con il quaderno sulle ginocchia. Così, durante la lezione, avrebbe potuto far credere a tutti che leggeva fluidamente. In realtà, leggeva malissimo, peggio di uno di prima. Novak non le perdonò mai di averlo sorpreso in quell'angolo quella mattina. Urska, disse con tono altezzoso, sposto Lana. A Kedy, Lana sembrava proprio un nome stupido, Lana Banana. Con Lana facevano rima un'infinità di cose. Nessuno però si burlava del suo nome. Era bene amata come un'imperatrice o come una vincitrice di medaglie d'oro. Lana si spostò dal viso i lunghi capelli e prese solennemente posto accanto a Urska, come se si fosse trattato di un trono. Sposto Luca, sposto Spela, sposto Elvis. A che rigirava la testa? Per tutto quell'alzarsi, urlare e cambiare posto. Spela le calpestò un piede, forse di proposito. A lei non le scelse nessuno e per questo odiò la maestra Erika. Diciamo che questo romanzo parte col botto, vero? Nel senso che da subito è evidente come questa bambina sia estromessa dal resto della classe, no? E soprattutto scopriremo nell'arco del romanzo che invece è una bambina indipendente, capace, giudiziosa, no? E soprattutto innamorata della sua famiglia e di questo padre che cercherà dannatamente, perché effettivamente non si riesce a spiegare come mai non sia più tornata a casa, come mai non torni a casa. Quindi devo dire che partiamo con un'immediata sensazione di quanto sia brutto non sentirsi accettati, no? E allora ti chiedo questa cosa: ti è mai capitato? No. A me sì. Vai, Io mi racconta. ricordo, quando avevo 13-14 anni, no, forse, sì, potevo avere dai 12, 13, insomma, dai 12 ai 14 anni. Mi ricordo che d'estate andavo sempre un mese al mare a Celle Ligure, un posto qua vicino in Liguria e vicino a Savona. Anche tu? Ok, Spotorno. non ci siamo mai incontrati. No, meno male direi. Lillo. Fatto sta che c'era un gruppo di ragazzini più grandi e io mi ricordo che mi piaceva tantissimo pensare di poter stare insieme a loro perché c'era questa bellissima ragazza bionda con dei costumi bellissimi, con questo ragazzino altrettanto bello, sembravano di una pubblicità. E allora io cercavo in tutti i modi di andare dietro loro. E invece loro facevano proprio in modo che io non riuscissi mai ad arrivare, ma perché ero più piccola, loro cominciavano a fumare un po', sai, dovevano fare quelli un po' quando cominci a fare un po' il bullo perché pensi di essere grande. E io mi ricordo che avevo sofferto moltissimo dietro a questa cosa qua. Per cui a me era capitato in effetti di essere estromessa, ma per ragioni molto meno gravi di questa. Ecco, un conto è essere estromessi perché tu sei più piccola e tutti vogliono, invece, i più grandi vogliono restare tra grandi. Un conto è essere estromessi per il colore della pelle o per altre ragioni che proprio non hanno alcun senso. Tanto più nel 2021. Ti pare? Allora, andiamo a vedere un attimino i commenti perché ho visto delle cose carine. Intanto c'è chi, Gabriella Doagio, dice: quanto invidio la pettinatura di Null. Devi sapere che mia mamma adora i tuoi capelli e soprattutto questo taglio così, e lei vorrebbe sempre riuscire a farlo, però il parrucchiere non capisce mai niente. Infatti, non riesce mai ad avere questi bellissimi capelli e quindi ti invidia molto.
Buonasera, ciao Lucia, ciao Nulle, ci saluta Antonio Simmini, poi ci salutano Lina Mollica, ciao cara, Gabriele Adoagio, Matteo Sabato, ciao, ciao a te, Sai chi Bruno è? Matteo Volpi, no? Chi è? Sabato, sai chi è? No? Lavora con l'editore. Davvero? Sì. Allora speriamo di fare bene. Racconta, Matteo, ti stiamo piacendo? Sono quelle domande retoriche, non potrebbe mai scrivere no, capito? E allora non glielo chiediamo. Adesso scrive no. No, mi scade la linea, cioè ci spariamo. Allora, andiamo a leggere la seconda, andiamo a vedere la seconda lettura. Mi sa che inizi tu. Pagina 54. Ci metto tanto ad andare. Non ti preoccupare, non è niente. Ok, pagina 54. Siete bravissimi, così te lo dico. Vai. Cioè, Vai. devo andare io. Kedi e Pulcio stavano distesi a pancia all'aria sul pratone, falciato di fresco. Con le mani incrociate dietro la testa, guardavano le nuvole rincorrersi nel cielo, come i bambini che giocano. Accanto a Pulcio c'era un album da disegno aperto. Nell'aria, profumo di polline e di erba tagliata. Dal villaggio si levavano le dolci note di una chitarra. Il suono arrivava a ondate, portato dalla brezza. Hai fatto? Na, mormorò di rimando Pugio, così assorto nel traffico celeste da non muovere neanche un muscolo. Tra le nuvole ogni tanto svolazzava qualche uccellino. Gli aerei si lasciavano dietro luminose scie, e le nuvolette si separavano dalle mamme nuvole e si avventuravano da sole per l'immenso cielo. Kedy Ai comincia a pittori. diventare impaziente. Ma quando pensa di prendere in mano i pastelli, Pulcio, perché si limita a fissare il cielo? Quanto ci mette la polvere magica a raggiungere le dita? Ai pittori la polvere magica si concentra nelle dita, ai compositori nelle orecchie e ai ballerini nelle gambe. E ai bambini? Nel cuore, le avevo risposto. Alle volte Kedy si sentiva davvero composta da tante piccole particelle di polvere. Chissà, forse luccicava il sole. L'erba falciata di fresco le punzecchiava la schiena, si assopì. Quando riaprì gli occhi, Pugio aveva l'album da disegno aperto sulle ginocchia. Con fare febbrile stava riempiendo il foglio di una miriade di lineette. I capelli gli ricadevano sulla fronte circondata da raggi di sole, gli danzavano addosso. La polvere magica, sussurrò incantata. Pugio stava disegnando il suo Dade. Ci sarebbe voluta una foto, però Dade non si faceva mai scattare le foto. Pugio quindi doveva disegnare a memoria. Il Non ti dimenticare i baffi. disegno di un viso si dice ritratto. Pugio cancellò il naso, ne disegnò uno nuovo. Il foglio era pieno di cancellature. Era quasi se, come se il viso avesse anche un riflesso. Manca il cappello. Le guance di Dade le sembravano troppo magre. In prigione è dimagrito, spiegò Puzo. Nei film dimagriscono sempre tutti. E E allora io gli preparo la polenta di grano saraceno. gliela mandi per posta? Lo guardò storto. Qualche volta aveva l'impressione che Pugio fosse più furbo di una volpe. Forse lo faceva apposta a restare indietro con la scuola, così gli avanzava più tempo per disegnare e non doveva stare in officina. Forse lo torturano. Il mio Dade dice che le persone pensano che per noi Rom la prigione è un albergo. Perché parlate di prigione? Così io non mi metto nella cattiva strada, ma il mio Dade è sulla strada giusta. Pugio aveva disegnato anche delle mani ammanettate. Le aveva tracciate nella parte inferiore del foglio, rivolse verso l'alto. Non partivano dal corpo. Ma queste non sono le sue mani, sono senza spalle. Pugio annuì. Sì, lo so. Mio padre dice che il tuo Dade non. Prigione ci doveva andare qualcun altro. Queste mani in manette qui sotto sono quelle del vero colpevole. Non ha ancora una faccia perché non sappiamo chi è. Le si riempirono gli occhi di lacrime. Forse la pipì la deve fare in cella. Dentro il cappello.
La mattina Dade si lava sempre fino alla cintura. La sera invece si fa la doccia. Dove si rilava i denti adesso? E se deve fare la pipì nel cappello, secondo me non gli importa dei denti. Io adesso entro in prigione di nascosto e lo libero. Gli occhi sul disegno la fissavano tristissimi. In realtà lo riconosceva soltanto dai baffi e dal cappello. Puzo però era l'unico artista del villaggio. E senza il ritratto di Dade non poteva portare avanti il suo piano. La prigione c'ha l'allarme, i laser e i guardiani con i mitra, non ce la puoi fare. Pensi che il vero colpevole viene da qui? Buzo taceva. Scuri con la matita la parte sotto gli occhi e le guance. Il ritratto di Dade, in realtà, assomigliava tantissimo a un cavallo, ma che Eddie andava bene. Non le importavano le apparenze, tanto lo sapeva che era lui. Forse, chiuse di colpo l'album, da disegno, con il ritratto. Ecco fatto! Nice, grazie, mormorò. Si era impegnato solo per lei, nonostante il pericolo dell'ira paterna. Hi-ha! Domani ci vieni con me lì? Dade ha avuto una commissione da una ditta, devo stare in officina. Si alzarono e si scrollarono di dosso i fili d'erba. Io vado allora. Gra! Ipip! Gra! Puzo esultò in risposta e continuò a correre. Lo seguì con lo sguardo finché non scomparve all'orizzonte. Questo è un passo bellissimo. E qui dentro... Iha! Queste... Iha! Ipipgra! Ipipgra! Devo dire che in queste tre pagine c'è molto di più di quello che c'è scritto, vero? C'è molto di più perché c'è il pregiudizio rispetto al fatto che se è un rom per forza deve essere in prigione, c'è il pregiudizio rispetto al fatto che non potrà fare nulla di buono perché è un rom. E c'è una frase che mi ha colpito molto, che dici tu, quando rispetto all'identikit, no? Che poi capiremo perché Pujo fa l'identikit del papà a Kedi. E c'è un momento bellissimo nel quale sostanzialmente somiglia, ma ti puoi immaginare, il disegno di un bambino, e lei dice non le importavano le apparenze. Così, te la butta lì, no? Come dire, a me non importa l'apparenza, io so che è lui e quindi ci credo. E come dire a tutti gli altri, a me non importano le apparenze, quindi a me non importa se tu pensi che mio padre per forza debba essere un ladro, perché il mio non è così, vero? E quindi torniamo di nuovo a un tema veramente, veramente caldissimo. Così come un'altra cosa, un pregiudizio forte ricordo anch'io quando ero bambina, per fortuna non me lo dicevano i miei genitori perché sono per fortuna intelligenti, ma si diceva che gli zingari rapissero i bambini. E lo ritroviamo in questo romanzo, no? Questo discorso, senza voler anticipare o raccontare cose, però c'è un passo che leggendolo, devo dire, mi ha colpito molto, perché effettivamente sentivo spessissimo da bambina dire queste cose, e lo sentivo talmente spesso che sembra che lo racconti perché siamo qui, ma ti assicuro che non sto dicendo una bugia. Addirittura io sognavo a volte davvero di essere rapita dagli zingari. E sai come, per quello che mi ha colpito tanto a un certo punto questo romanzo, che all'inizio ho fatto un po' fatica, ma perché non ho capito immediatamente quanto fosse profondo, no? Colpa mia ovviamente, ma mi ricordo che facevo questo incubo terribile per cui sgattaiolavo nella stanza dei miei genitori, che gli zingari mi rapivano ma non mi picchiavano, non mi strattonavano, non mi facevano niente, mi spegnevano un sigaro nella mano. Quel gesto lì era come se volesse dire: da questo momento tu sei nostra. Pensa te, i sogni. E però è quello che succedeva. È proprio così. Ho questo ricordo nella mente, persino più che altro mi succedeva quando ero in campagna. Quindi per dire come a volte, no, a furia di sentire delle sciocchezze, riesce addirittura a viverle in prima persona, anche se nessuno della mia famiglia avesse mai pronunciato queste stupide parole. Ecco, questo è per dire che a te non capita mai niente di tutto ciò, sei super fortunato.
Non ci puoi raccontare niente a questo proposito? No. Però E mi non ci sa puoi. che a me mi stavano delle persone, non so chi erano, però mi stavano rubando. Ti stavano rapendo? Sì, mi Davvero? rubavano. Sì. E come raccontami? Boh, non lo so, me l'ha detto mia mamma. Cioè, mi stavano rapendo in un supermercato. Roba, cioè, volevano. Stavano Davvero? tentando. Sì. Sì, Pensa tu. E la mamma li ha ammazzati tutti. Tutto, 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 mi sembra di vederla. Tocca mio pampino, io ti scaravento giù dalla finestra. Tipo, però. non lo so. Allora facciamo una cosa una volta che le piace tanto apparire. Una volta invitiamo Giorgio e ci facciamo raccontare questa cosa. Mi sa che ce lo racconta per posta. Allora, andiamo a vedere un po' la terza lettura, a pagina 63. Perché andiamo a vedere la terza lettura? Perché abbiamo finito di dire che Pujo fa il ritratto del papà di Kedi a Kedi e glielo consegna. Ok? Vediamo cosa ne fa Kedi. Si fermò davanti a una porta di legno scuro. Sulla targhetta c'era scritto Novak. Si asciugò le mani sudate sulla gonna. Bussò pianissimo, non lo rispose nessuno. Bussò più forte allora. Aprì la porta una signora bionda dal viso rotondo che la fissò con stupore. Prego? Vive qui il poliziotto Novak? E chi saresti tu? È in casa? Stiamo appunto pranzando. Ha messo in prigione il mio dade. Ci deve essere un errore. Kedi la guardò con aria implorante. E va bene, accomodati pure. Sospirò. Alle spalle della signora fece capolino Novak. Che ci fai tu qui? E sibilò rabbioso. Lo ignorò. Al tavolo della cucina trovò seduto un uomo alto, magro e pelato. Aveva un'espressione gentile e il segno del cappello sulla fronte. Mamma! Provò a distogliere l'attenzione Novak. Aspetta! Lo interruppe la madre. Forse ha fame! Hai messo in prigione il mio dado, premette in tono accusatorio Kelly. Pulì con la mano le briciole sul tavolo, scostò il piatto del signore e capoggiò sorpreso le posate. Tirò fuori il disegno e glielo mise davanti. Questo è lui. In realtà non assomiglia a un cavallo. Si chiama Bragic. Anche io mi chiamo Bragic. Da noi tutti ci chiamiamo Bragic. Ti ho portato il disegno, così saprai quale Bragic devi far uscire di prigione. Deve tornare subito a casa perché non ci sono dinari. Oh, poverina. L'uomo si adombrò. Ce Il tuo papà è in prigione? l'hai messo tu? Picchi e metti in prigione tutti gli ubriaconi, i ladri e gli zingari. Si guardò alle spalle, Novak era diventato paonazzo. Si tratta di un errore. Io sono un poliziotto addetto al traffico, un vigile urbano. Mi occupo di sicurezza della circolazione. Tu hai sentito dire che metto le persone in prigione? Kedi rimase in silenzio. I bambini Rom non fanno la spia. Noi poliziotti e vigili urbani non siamo mica cattivi, sai? Facciamo solo il nostro mestiere. Mi dispiace, ma non conosco il tuo papà. Però posso chiedere in giro. Ho promesso. Ma certo! Conserva pure il disegno, così saprai qual è quello giusto. A casa non vogliamo nessun altro Bragic. Pujo poi mi fa un disegno nuovo. Bene, devo dire che anche qui, poi nella lettura successiva, capiremo di fatto chi ha detto sostanzialmente che il signor Novak aveva imprigionato, no, il papà, lo capiremo nella prossima lettura. Ma c'è un'altra cosa qui che mi è piaciuta molto e che scopriremo andando ancora avanti con la lettura. A volte succede che qualcuno si possa anche pentire, no? Di aver giudicato male una persona o di essere stato prepotente. A volte succede che quando una persona ti piace,
per timidezza fai finta che sia esattamente il contrario, no? Non so se ti è mai capitato in classe di avere una ragazzina che magari avesse un po' la passione per te e anziché dirtelo ti trattasse male, no? Non so se ti è mai capitato. Perché succede a No. volte, succede a volte. In realtà bisogna fare attenzione perché si dice sempre se non ti considera, se ti tratta male, vuol dire che mi piaci. No, spesso vuol dire che non mi piaci e quindi ti tratta male. Non è che bisogna Cioè ti farsi odia. dei... Magari se ti odia veramente, odia magari una parolona, però magari gli stai davvero antipatico, ecco, il più delle volte. Succede però anche che uno per timidezza, insomma, per ragioni diverse, non riesca ad esprimere, no, i suoi sentimenti. E allora fa esattamente il contrario, no? Smette di parlarti perché almeno tu non puoi capire che in realtà lei, questo è un po' il mondo femminile con il quale dovrai un po' combattere. Ma in una puntata è feste facce, ma in una puntata hai già dimostrato di saperne più dell'orso, rispetto a questa cosa, di aver già capito molto di più, vero? Com'è che mi avevi detto? Allora, quando le donne dicono sì, vuol dire che no, quando dicono no, vuol dire che sì. Quando è forse è no. Ecco, quando è forse e no. Alessandra Scagliola giustamente ci dice: dicono chi disprezza compra. È vero, è un detto: dicono chi disprezza compra. A volte chi disprezza, disprezza veramente. Quindi dobbiamo stare attenti a non illuderci troppo. Ma andiamo a vedere chi aveva detto a Katie questa storia che il papà era in prigione. Tu sei un mostro. Il tuo dade è un grande invece. Tu sei un mostro, ti sei intrufolata a casa nostra. Tu invece dici le bugie, il tuo dade non le picchia le persone. Tu dici bugie, tuo padre non è in Russia. Dalle nostre parti prigione si dice così. Dalle nostre parti, ladro si dice zingaro. Tuo padre è un ladro, un ubriacone e uno zingaro. No! E allora perché è in prigione? Perché è innocente. Maestra? Alzò la mano all'improvviso, Ushka. Chi ha allacciato un nastro al collo della statua in piazza ieri? Ne parlano tutti. Sì, maestra, è strabello! Non saprei, però vediamo un po'. Chebari, oggi non porti nessun nastro tra i capelli. L'hai forse perso da qualche parte? Kebari, ma quando mai? Nessuno di voi ha notato quanto stiano bene a Chebari i nastri rossi? Sei stata tu! Figo! Mormorò Novak. Kelly percepiva su di sé lo sguardo dei compagni di classe. In preda al disagio cambiava senza sosta posizione. Avrebbe preferito continuare a passare inosservata. Il pensiero della prigione non le dava pace. Se faccio abbastanza la monella, mi mettono nella stessa prigione di Dade, pensò. Doveva assolutamente compiere un grave misfatto. Cominciò a covare un nuovo piano. Che succede se attraversi col rosso? Vieni investito da un'auto? Si paga la multa? Da morto? Ovvio! E se non la paghi, finisci in prigione. Fantastico! Anche secondo te la prigione è fantastica? Tomas, disse la maestra. Fantastica, sì, ma se ci sono rinchiusi soltanto... I criminali! Che significa quello che mi hai detto ieri, Nagiana? Che leggo male? No, Giane, significa che sei un fanfarone, rispose lei mentendo. Fu visibilmente sollevato. Si dedicò di nuovo ai calcoli. Allora, chiaramente noi dobbiamo scegliere, no? Dobbiamo scegliere i dialoghi, dobbiamo scegliere delle letture senza far capire troppo. E effettivamente a volte ci dite che non capite troppo, ma è lì che sta il bello, perché se volete sciogliere il bandolo della matassa, bisogna che voi leggiate il libro. Allora, noi E abbiamo lo voluto darvi, compriate. e soprattutto lo compriate, perché leggerlo senza comprarlo è difficile a volte, però ci può essere anche un modo, tipo quello compra uno, quello legge l'altro. L'importante è che si leggano i libri. Se poi uno non se lo può permettere, non può comprarlo, sicuramente ci sono dei modi per riuscire ad averlo ugualmente. Non intendo rubarli, intendo chiedergli in prestito. Lucia, Lucia, Lucia. Intendo chiedergli in prestito, ad esempio, a nulla, Luci. se ne ha decine, decine, decine. Ah, ma
modo, una domanda. Ma tu li presti volentieri i tuoi libri? Miei. Fantastico, quindi li presti. Dipende, però... dipende chi me lo chiede. Ecco, se ti fidi anch'io. Se mi fido no. E sono certa che me lo restituiranno, sì, se no no. Esatto. Bene. Più o meno anch'io. Molto bene. Allora, abbiamo ancora un paio di letture che in realtà sono le ragioni per le quali questo libro è stato scritto e poi se questa storia ti è piaciuta, puntini, 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 non leggerà nulla. Allora, io leggo prima perché ho scritto la storia di Kebari o vuoi leggere tu prima, caro lettore? Cosa vogliamo fare? Vai, leggi te. Leggo io? Vai. Allora. Perché ho scritto la storia di Kebari? Quando ero piccola, c'erano delle persone che davano a mia madre della zingara per il semplice fatto che non era slovena. Spesso, poi, i genitori, per intimorire i bambini più monelli, dicevano loro che sarebbero arrivati gli zingari e se li sarebbero portati via. Io ho sempre ammirato il coraggio e lo spirito libero dei Rom e per questo, nella speranza di essere davvero rapita, ho combinato un sacco di marachelle. Non è mai venuto nessuno a portarmi via e ora non so se sia stato un bene o un male. Chissà, forse è per questo che mi porto dentro la storia di Kebari da decenni. Prima di lasciarla andare, però, dovevo liberare me stessa. Voglio tanto bene a Kebari e perciò mi sono documentata molto prima di raccontare la sua storia. Al giorno d'oggi mi trovo spesso ad andare nelle scuole e ogni volta incontro centinaia di bambini, Rom e non Rom. I confini tra Rom e non Rom sono stati abbattuti, oppure forse sono semplicemente diventata adulta. Ho smesso di essere gelosa dei Rom, però continuo a combinare marachelle lo stesso. La storia di Kebari è un regalo per tutti. Auguro a Kebari quanti più lettori possibili e tanto vento tra i capelli. In bocca al lupo, Kebari. Jania Widmar. Adesso leggo io. Caro lettore, se questa storia ti è piaciuta, continua a viaggiare e a valicare i confini con il passaporto delle storie e dell'avventura. Non fermarti in un solo posto, ma allarga lo sguardo sul mondo e colleziona incontri, esperienze e ricordi. E se la storia di Kebari ti ha incuriosito, puoi scoprire altre storie che hanno come protagonisti i bambini delle comunità Rom o i bambini che parlano lingue diverse dalla tua e che ti suonano un po' strane. O ancora bambini che, pur affrontando un momento difficile, hanno una miriade di storie da raccontare. E se ti è piaciuto il libro di Widmar, prova a leggere gli altri suoi racconti. Benissimo. Direi che abbiamo raccontato tantissime cose, no? Vi voglio dire ancora questo. Jania Widmar è una delle più famose autrici slovene di libri per ragazzi. La maggior parte delle sue opere ruota intorno a temi difficili e argomenti tabù della società contemporanea slovena, tra cui il dramma della discriminazione sessuale, sociale e religiosa, la xenofobia, la violenza domestica, i disturbi del comportamento alimentare e l'incomprensione con adulti o coetanei. Per l'importanza dei temi trattati e lo stile scorrevole, appassionante e coinvolgente dei suoi testi, l'autrice ha vinto vari premi letterari sloveni ed internazionali. Quindi, bene che ci siano autrici che abbiano la voglia, come lei, di affrontare temi delicati. Spesso, sai, è più facile scrivere storie facili, no? Per andare incontro a un pubblico certo, come si, no? Mi viene da dire così. Invece, il coraggio di queste persone di affrontare temi molto difficili che possono anche scontrarsi, no? Come abbiamo anche detto prima, abbiamo letto già diversi autori che si scontrano con realtà davvero, davvero serie, no? E hanno il coraggio di dire la loro e non gliene importa niente di essere criticati perché sanno di essere dalla parte del giusto. Quindi noi, nel nostro piccolo, io da grande e lui da un pochino meno grande, cerchiamo di portare avanti dei temi delicati, ma nel 2021 non possono più essere considerati delicati, non possono più essere considerati
particolari ci deve essere un po' di apertura. E direi e chiuderei dicendo questo, che tu sei la dimostrazione del fatto che se un bambino cresce in un ambiente giusto, non avrà pregiudizi, non avrà chiusure mentali e soprattutto sarà un bambino intelligente, curioso e anche carino, perché tu sei anche carino. Bene, Beh, andiamo a guardare ma io ho qualche una cosa da commento. aggiungere. Oh, che bello, mi piace perché di solito sei silenziosissimo. Dai, dai, spara. Scherzavi? Allora, non scherzo. Questo mi va Aspetta perché ti comunque sei bene sapere bloccato. perché l'ho detto prima. È la collana. Rendezvous, giusto, la collana si pronuncia così. Esatto. Rendezvous, bravissimo. E di questi collana stanno uscendo anche altri libri Davvero? che io ho Ah qui. già! No, ho i Stanno per titoli. uscire! Ah, Sì. fantastico! Vai, vai, vai! Allora, Fifo Fus e gli indiani. In libreria da aprile 2021. Adesso praticamente! Esatto. Le strane avventure dell'apprendista Clapic in libreria da giugno 2021. Il ragazzo che guardava il mare in libreria da luglio 2021. E l'anno in cui imparai a volare in libreria da settembre 2021. Mamma mia, ascolta, adesso io faccio la sfacciata. Tu hai detto che c'è Matteo Sabato che è uno degli editori, no? E allora, perfetto, Lavora con l'editore. allora Proprio facciamo così. una roba, facciamo una cosa. Per favore, Matteo, me li fai mandare questi libri così io e nulla li facciamo? Perché mi sembrano, dai titoli mi piacciono già. Cosa ne pensi? Oh, stasera ogni tanto ti frizzi un po'. C'è una connessione ballerina. Sei tornato? Anche Ci frizziamo. Eh sì, perché se mi frizzo, se ci frizziamo insieme. Bene, quindi dopo aver chiesto questa cosa, guardiamo qualche commento? sì, ci sta. Vai, leggi. Se non ci frizziamo, allora, eravamo arrivati a Eravamo Antonio arrivati. Simini, Sì? giusto? Sì? Sera a voi, ciao Lucia, ciao Nul. Ciao Antonio, piacere, ciao. Poi Matteo Sabato, siete bravissimi. Grazie. Grazie. Poi Katia Mirabile o Mirabile. Mirabile, bravo. Eccomi! Yeah! Yeah! Poi il detto che l'ha detto. Il detto che l'ha detto Alessandra Scajola. Poi ancora Katia che scrive: "Sono d'accordo, ci sono libri che io non presterei mai." Poi ancora Alessandra, adoro gli autori sloveni e Jania la voglio leggere. Quindi, Quindi siamo stati di aiuto. yes. Abbiamo fatto il nostro lavoro! Poi Yeah! Matteo Sabato scrive, vero? Matteo Sabato scrive: grazie, grazie, grazie per aver colto il senso profondo di questo libro e per averlo raccontato in maniera così bella. Grazie, grazie a te, Grazie a grazie te per la a te. E poi cosa tua scrive? pazienza. Poi No. scrive, ma certo che sì, è scontato. Ah, bene, quindi so già che arriverà il libro. Ma che bello! Poi c'è Lucia, Gaia, Puteri, grazie a entrambi. È stato bello sentire interpretare a voce alta i dialoghi, perché credo che lei sia la traduttrice. Esattamente, vedo che Eccola! ti ricordi, Vedi come sono brava, vedi, faccio vedo che finta ti di ricordi essere. bene. C'è finta di essere un po' sbambita. È vero, Oddio, no! questa
Molto bene, adesso, visto che all'inizio sei stato veramente, veramente crudele, Un mi hai fatto fare bravo. una figuraccia, adesso ti do l'opportunità di scegliere un altro, anche se vorrei tanto che concludessimo la puntata dicendo ancora qualcosa di bello. Mi piacerebbe che lo dicessi Cosa posso dire? tu. Non so, qualcosa che ti viene in mente, che ci vediamo tra 2 settimane, che ti sei divertito un sacco insieme alla Lucci, queste cose qua. Allora, mi sono Spontanee. divertito un sacco a raccontare questo libro. Lucia, no, cioè nel senso. Dubbio, sono Lillo. E allora, non so chi di voi abbia guardato LOL, che è stato un programma su Prime che ha avuto un successo strepitoso, e quindi io adesso, per vendicarmi del mio amichetto, gli dirò: Posamen! Bene, direi che l'outro perfetta è questa. Posamen! Esatto. Bene, vi invito a guardare questo programma per capire che Nulle in realtà non è impazzito, ma ha un senso quello che ha fatto. Io non so, questa sera mi sembra che la consecutio temporum fosse un po' particolare. Vediamo, quando la riascolto, scusate, sono sbagliato un po' di verbi, vi chiedo scudo. Questa sensazione stasera non so perché, la stanchezza gioca a tutti i scherzi. Noi ci vediamo tra 2 settimane con una nuova storia, un nuovo libro. Nel frattempo facciamo ancora vedere una volta questo meraviglioso libro, Il Nastro Rosso. Noi abbiamo accennato ad una lettura del Nastro Rosso, ma lasciamo a voi di scoprire il resto, vero? A questo punto ringraziamo la casa editrice, ringraziamo l'autrice e speriamo E la che questo traduttrice. e la traduttrice soprattutto sono fondamentali i traduttori, se no come potremmo leggerli io e te? Eh? Bene, grazie. Ci vediamo tra 2 settimane con una nuovissima puntata. Ringraziamo Matteo per averci promesso i libri e quindi ci vediamo presto. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao ciao.